Gara entusiasmante partita dal sapore amaro per i locali che prima mangiano il dolce e poi però masticano amaro, mentre gli uomini di Di Simone sognano l'impossibile. Ma andiamo per ordine, gli highlights di Mario Giacchetta cominciano al nono, ruba palla a Buonavoglia che serve Di Paolo che si accartoccia la sfera tra i piedi al momento dello scarico sotto misura. Al 22esimo lampo di Barlafante che prova il destro ispirato, si stampa sul legno traverso. Gara tattica sempre in equilibrio, portieri però mai sollecitate, mentre a 3 minuti dalla fine c'è il calcio di punizione. Franco Di Traini che fa ballonzolare il pallone in area, il disturbo di Francesco Di Paolo che infastidisce Thor, la zampata di Sciarretta ed è 1-0. Proprio sul finire di frazione di tempo, disattenzione difensiva dei padroni di casa, De Grandis si divora letteralmente il pari e si mangia le mani. La ripresa è tutt'altra cosa rispetto alla prima frazione di gioco, corsa gamba, i numeri scendono in campo e le squadre non si risparmiano. Subito al quarto il lancio millimetrico di Cappelli, controllo di Francesco Di Paolo che buca in uscita Thor, 2-0. Un solo giro di lancette e il Casalbordino tira fuori la testa. Gli ospiti rischiano, si fa per dire, di rientrare in partita. Prima Iannone manda fuori da posizione deluxe, poi Salghero saggia le qualità di Boccanera che si oppone da campione con un colpo di reni plastico. Il Casalbordino si scopre e al quarto d'ora Barlafante ha sul piede la palla per dire amen, ma Thor la strega e continua a cantar messa. E la messa la canta Grubesic che al minuto 20 fa passare palla sotto i piedi di Boccanera. 2-1, gara riaperta. Minuto 23, ancora Grubesic, serve Salghero, rapace, butta dentro ed è il 2-2, tutto da rifare. Saltano gli schemi, la sensazione è che l'uno o l'altro possano compiere il colpo grosso, ma il Giulianova è in riserva. Al 42esimo attacco di Della Penna, tiro di Regner, Boccanera in due tempi, poi rovesciamento di fronte, l'arbitro non fischia il fallo su Di Giuseppe, il Casalbordino a campo aperto e Salghero fa saltare il banco. Mister, fino al 2-0 tutto bene, quasi 3-0, poi crollata. Sì, dicevo al collega che praticamente il loro 2-1 l'hanno rinvigoriti sotto questo aspetto, nel senso che hanno letto bene la partita in quel momento, nel senso che hanno approfittato del nostro calo, secondo me non tanto psicologico, sì, c'è stato forse pure perché in campo ho cominciato a mettere pure degli esordienti, oggi è risolvito pure Romeo che è un ragazzo che è abituato una settimana e mezza fa, ma non avevo alternative perché 5 ragazzi fuori, 6 ragazzi titolari fuori. Ma non è un alibi, nel senso che ci sta, nel senso che va bene. Però quello che mi preoccupa un pochettino di più è che negli ultimi 15-20 minuti siamo scesi fisicamente e questa è una cosa che di solito non è mai successo. Non avendo i cambi dello stesso livello ho fatto fatica un pochettino a portare avanti la partita nella giusta direzione, però diciamo che ci può stare, insomma, secondo me ci può stare pure un passo falso in casa perché fa parte della, a livello proprio fisiologico di un campionato. Si è rilassata un po' troppo la squadra dopo il 2-0, c'è anche una componente psicologica che può aver influito sul rilassamento fisico? Sì, può essere pure che psicologicamente abbiamo quasi creduto che la partita fosse finita, invece ci mancava tanto e quindi abbiamo ridotto magari, non lo so, ripeto, passi pure che sia pure un'altra componente non solo fisica ma psicologica, però la corsa non era così armoniosa come prima, quindi non so se, però l'ho visto contemporaneamente almeno su 5-6 ragazzi la stessa situazione.
Mister, si riparte da Pontevomano, un altro ostacolo duro, ma il Giulianova deve rialzare la testa. Sì, questa sconfitta sicuramente non va bene all'ambiente, non va bene al pubblico che continua a incitarci, che continua a avere fiducia in noi, perché questo pubblico è veramente bello. Però bisogna alzare la testa, bisogna andare a Pontevomano con le nostre sicurezze, la nostra autostima di fare bene fino alla fine dell'anno. Bocca al lupo.